Durante quel lungo inverno, Vipera aveva dormito. Ma il primo tepore della primavera la trovò ben sveglia, pronta a vendicarsi di sfregiato. Che cosa fai nel nostro territorio? Questo non ti riguarda. Ti sbagli. Nel frattempo, Volpina venne aggredita da Lady Blue, la compagna di sfregiato. Volpina, che ti è successo? Lady Blue mi ha aggredito. Ma sfregiato ebbe una versione diversa. Ce l'aveva proprio con me. Non capisco la ragione. Ti assicuro che non ho davvero nessuna colpa. Tu mi conosci. Sono la più inoffensiva e dolce creatura del mondo. Sangue! Mi ha fatto sanguinare! E adesso che cosa si aspetta che faccia? Svegliati! Hai sentito? Svegliati! Dove mi trovo? Sono a casa. Oh sì, qui sono al sicuro, vicino al mio adorato, forte e coraggioso compagno. Lui mi difenderà. Ma certo che lo farò. Non posso permettere che qualcuno ti faccia ancora del male. Mio dolce eroe. È arrivato il momento di buttarli fuori. Quelli di Fartin si pentiranno d'essere nati se oseranno rimettere piede nel parco del Daino Bianco. Le nostre famiglie non saranno sempre in guerra. E poi vivremo insieme. Convocherò una riunione di tutte le volpi blu del parco. Spingeremo allo scoperto tutte le creature di Fartin ancora vive e le uccideremo, una per una. Così impareranno, bravo! Figlio mio, oggi la tua famiglia regnerà sovrana nel parco del Daino Bianco. Ma che cosa... cosa è successo? Un altro attacco immotivato. È il segnale che noi tutti stavamo aspettando. Ci muoveremo con cautela, così li coglieremo tutti di sorpresa. Donnola deve sapere dove si nascondono. A proposito, mi chiedo dove sarà. Ucciderà tutte le creature di Fartin che riuscirà a trovare. So anche a chi domanderà dove sono. Vado a nascondermi, vado a nascondermi! Anch'io! Perché tu dovresti nasconderti? A sfregiato non importa niente di te. Potrebbe pensare che sono io. Potrebbe scambiarmi per te. Se solo pensassi ad assomigliarti lontanamente, morirei. Come può esserti venuto in mente? Sei un pazzo. Potrebbe succedere, io non saprei dirgli proprio niente di utile. E allora potrebbe venirgli fame e finirei divorato a marzo. Non mi piacerebbe per niente. Se continui con questo fracasso ti troverà sicuramente e troverà anche me. Oh, vatti a cercare un posto dove nasconderti. La vuoi smettere? Quanto sei stupido! Mi diverto tanto! Vattene via, via! Hai un'aria veramente sciocca! Voglio uscire! Finalmente posso cercarmi un buon nascondiglio! Fai
Fatemi uscire! Calmati, sono io. Dov'è Delizia? Adesso sono di guardia. Non posso rispondere. Avrei qualcosa da dirti. Tra non molto sarete attaccati. Io non ti credo affatto. È la verità. Quando sono tornato alla nostra tana, ho sentito mio padre che ne parlava. Sono venuto ad avvisarvi. Non vedo perché avresti dovuto farlo proprio tu. Mi preoccupo per Delizia. Ti prego di tenerla al sicuro. E da chi? Da te? Io non attaccherò. T'ho già detto che non combatterò al vostro fianco, ma non lo farò neanche contro di voi. Della parola di una volpe blu non ci si può fidare troppo. Non posso trattenermi. Se mio padre dovesse trovarmi qui, mi ammazzerebbe. Però prometti che andrai ad avvisare tuo padre in modo che possa organizzare la difesa. È l'unica cosa che posso fare per voi. Non è complicato trasmettergli un messaggio, spero. Come posso sapere che non lo stai facendo solo per sbarazzarti di me e permettere alla tua famiglia di passare il confine e venire nel nostro territorio? Me ne vado. Così vedrai che non c'era nessuno con me. Figliolo, che è successo? Ho visto Ranger. Mi ha detto che suo padre sta preparando un attacco contro di noi. Un attacco? Scusatemi, ma è la verità. Gli ho sentito dire che vuole ucciderci tutti. Quando? Da un'ora all'altra. Dunque, il momento è arrivato. Gufo, Nibbio, passate subito parola. Scusatemi. Anche tu, Lepre, siete rimasto un po' di fiato. Dite a tutti di venire qui immediatamente.